ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi parleremo della mia hair care routine aggiornata modalità inverno. Ormai siamo a dicembre, era ora. Vi ho fatto di recente il video su Domo Solea Toscana, sui prodotti che avevo provato, ma nel frattempo poi ovviamente ho aperto altri prodotti e ora sono veramente pronta a parlarvene. In questa carrellata di prodotti vedrete dei prodotti che mi stanno piacendo da morire e che non vedevo l'ora di potervene parlare. Sulle labbra ho il rossetto della Maybelline o della L'Oreal, non mi ricordo, della L'Oreal. Questo qua nella colorazione Plump Sunrise 345, non ve lo faccio vedere perché ho girato il telefono, quindi da questo lato non mette a fuoco questo bellissimo colore, contornato dalla matita, perché sennò va in giro per i cazzi suoi, dalla matita Lip Liner di Essence Honey Berry numero 15. Allora, questa volta mi sono attrezzata, ragazzo, ho preso la cesta e devo dire che mi piace tantissimo e ora voglio andare a comprarne anche altre perché mi piacciono. Scusate se siete storti, adesso vi sistemo un pochino, vabbè. Allora, cominciamo. Che tipo di capello ho? Allora, per chi mi segue da tanto tempo, ormai ne avete le scatole piene, per chi mi segue da poco, ho un capello normale, molto lungo. Cioè, ragazzi, guardate. Molto, molto lungo. Liscio o leggermente mosso in estate, non so come mai, di struttura media, ovvero non sono molto fini ma non sono neanche quella tipologia di capelli grossi. Comunque ne ho tanti 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 tanti. Questo è il mio colore naturale dei capelli castano, poi io ci ho fatto su le necchie, ovvero la tinta naturale nocciola, però esce comunque il colore che piace a me, castano scuro, con riflessi leggermente rossi, che adesso non so se potrete vedere, ma sono luminosissime, tra l'altro, ragazzi, guardate che meraviglia. Allora, non sono trattate chimicamente, una volta avevo i capelli biondi trattati chimicamente, stiamo parlando di 4-5 anni fa, no, anche 5 anni fa, poi li ho tagliati proprio perché ho aspettato la ricrescita fin qua, poi li ho tagliati a caschetto. Li taglio quante volte all'anno? Una. Ho tagliato 15 cm ad agosto, ma hanno una crescita pazzesca perché, non so, sono geneticamente predisposta, ho avuto sempre i capelli belli, belli forti. Quindi non prendo mai degli integratori per i capelli se non ogni tanto, giusto per darle una botta di vita magari nei momenti di squilibrio. Come ho la cute normale, assolutamente non grassa, che tende però a seccarsi, soprattutto è sensibile ai cambi di stagione, è sensibile anche allo stress. Cosa significa? Che quando sto passando dei momenti difficili, particolarmente stressanti, frenetici, mi si crea la dermatite secca sul cuoio capelluto. Adesso io non ce l'ho, come potete vedere. Il mio shampoo dura 4 giorni, quindi io lavo i capelli due volte alla settimana, giusto per dare una rinfrescata ai capelli. I capelli li ho lavati 2 giorni fa e questi sono ancora i miei capelli, come vedete, belli lucidi, non si dividono, anche se a volte in alcuni video ho i capelli che magari si dividono qua, ma non perché sono sporchi, ma perché a volte vi giro i video quando vado, torno dal lavoro, quindi tenendo i capelli sempre raccolti è come se prendessero la forma dei capelli indietro, quindi poi quando li sciolgo si dividono. Bene, che tipo di hair care io prediligo? Prediligo i shampoo delicati, i shampoo che vanno a volumizzare i capelli, i shampoo che comunque vanno a trattare bene i capelli, rinforzare, illuminare. Raramente utilizzo shampoo purificanti, però ogni tanto mi capita quando mi sento di andare a purificare la cute. Come ho le lunghezze? Le lunghezze ce le ho abbastanza secchini, perché non perché non li curo, ma perché sono lunghi e per logica i capelli, quelli che si trovano in fondo, ovvero questi, tendono a seccarsi perché il sebo buono dalla cute non arriva alle punte. Dovrei spazzolarli tutti i giorni al massimo di 40 spazzolate per far arrivare il sebo, ma io non spazzolo mai i capelli perché ho i capelli che non si annodano da asciutti assolutamente, quindi io posso andare a dormire così e domani mattina mi sveglio così, con i capelli così. Qua non sono secchi, sono semplicemente ho fatto la treccia, quindi sono un po'
intrecciati, però non sono assolutamente secchi, no, assolutamente doppie punte, e quindi ho un capello sano. Grazie a cosa? Grazie ovviamente alla routine biologica. Io non demonizzo chi utilizza i prodotti non biologici, perché in passato li utilizzavo anch'io, ma non avevo i capelli come volevo io, non avevo la forma che mi piacesse e non mi piacevano molto i miei capelli. Cosa strana, perché io amo i miei capelli, cioè, io spendo tantissimo nei prodotti per i capelli, oltre a tutte le altre cose, ma per i capelli tantissimo, chi mi segue lo sa. Infatti io compro sempre i prodotti anche costosi per i capelli, investo tantissimo. Quindi quando ho cominciato ad utilizzare prodotti biologici, stiamo parlando di 2 anni fa, quasi 3, il mio capello è cambiato. Ovvio, il travaglio è stato lungo, i primi risultati li ho visti quasi dopo un anno, però ragazze, se voi volete avere i capelli belli come i miei, e io vi assicuro che i miei capelli stavano una merda quando ho cominciato a curarli in maniera biologica, fidatevi, dovete avere tanta pazienza e i risultati verranno da sé. Ora vi mostro alcuni prodotti che avete visto e gli altri non avete visto, vi spiego un po' come mi ci sto trovando bene e niente, partiamo. Alcune sono riconferme, altre super scoperte che veramente, ragazze, top. Partiamo dagli shampoo. Qua ho subito un top e flop, io non capisco cosa ho qua, perché un top e flop, un prodotto con il quale mi sto trovando bene. Tra l'altro in questo video non vedrete lo shampoo, il balsamo della collaborazione con Iris Nature che mi è stato inviato, perché devo testarlo bene e poi parlarvene accuratamente. Primo shampoo è questo bel boccettone da 500 ml, 500 sì, del marchio Bio Lilium, certificato ICEA, nella granula ampone, rinforza e rigenera. Non vi avvicino il prodotto perché poi sgrana, fidatevi, è certificato ICEA, biologico. In questa hair care routine troverete sempre prodotti biologici perché io non transigo. Questo è un bel boccettone, io sono arrivata qua, sì, lo amo, intanto ha una consistenza abbastanza liquida, io comunque lo utilizzo diluito perché quando non lo diluisco mi sembra che mi vada a intrecciare molto i capelli, me li va un po' a seccare proprio le lunghezze più che la cute. Io devo stare molto attenta sia alla cute ma anche alle lunghezze, perché le lunghezze sono quelli che esteticamente colpiscono, quindi che rende il capello bello, quindi devo curarle molto molto molto, ma anche le punte, cioè, io quando mi sciolgo i capelli e passeggio per passeggio la gente si gira perché non ho mai visto secondo me i capelli così lunghi. Infatti il mio ragazzo mi chiama Raperonzolo. Vi stavo dicendo, è uno shampoo che mi piace tantissimo, è abbastanza liquidino ma io lo diluisco lo stesso con il mio spargi shampoo. A proposito ragazze, c'era una di voi che mi ha chiesto come si dosa il prodotto nello spargi shampoo. Allora, prima bisogna dosare in base ai capelli, no? Io ho preso quello di Bioficina Toscana, quello piccolo, dove c'è scritto proprio come dosare il prodotto, quindi shampoo 30 ml, poi 20 ml di idrolato e poi il resto acqua. Per me va più che bene 30 ml di prodotto, però se avete i capelli più corti dei miei utilizzate 15 ml oppure 20 ml, c'è tutto scritto, quindi è super super facile. Che idrolato utilizzare? Allora, idrolato in base alle vostre esigenze. Se avete un cuoio capelluto irritato, utilizzate quello alla lavanda. Se avete un cuoio capelluto impuro, quello al rosmarino. Oppure camomilla, quello calmante. Come mettere l'idrolato? Come vi ho già spiegato prima, c'è scritto tutto qua. Perché l'idrolato è un'acqua floreale praticamente, quindi non rischiate di appesantire il capello se ne mettete di più, state tranquilli. Quindi shampoo, acqua idrolato e poi il resto acqua. Ovviamente se avete i capelli più corti, meno shampoo e idrolato, la stessa cosa, mettete una tacca in meno di idrolato. È super semplice, vi consiglio lo spargi shampoo in generale perché è comodo al beccuccio, quindi vi permette di applicarlo in tutte le parti della testa e soprattutto perché c'è scritto come utilizzare un prodotto. Non prendete spargi shampoo che non hanno le tacche, soprattutto per quelle ragazze che si vogliono approcciare nel diluire lo shampoo, perché sembra una cazzata, ma chi si trova bene nel diluire lo shampoo deve anche diluirlo bene, perché non ha senso mettere tanto shampoo e
un cicinino d'acqua perché non ha senso. Perché diluire lo shampoo? Bisogna diluire lo shampoo, però c'è chi non lo fa, io lo faccio. Innanzitutto per vedere come si comporta lo shampoo sulla vostra cute, quindi diluendolo date più possibilità ai tensioattivi di esplodere, praticamente si sciolgono molto meno, quindi fanno tanta schiuma perché all'interno già c'è tanta acqua, quindi vi aiuta di più a utilizzare il prodotto su tutta la testa, perché se vi capita uno shampoo molto denso oppure uno shampoo che non fa schiuma, voi non vedendo la schiuma rischiate di applicare troppo shampoo che poi va ad appesantirvi la cute. Spero di essermi stata spiegata, cosa ho detto? Spero di essermi spiegata. Poi, utilizzo questo shampoo che ha una profumazione di lampone spaziale, è abbastanza liquido come vi ho già detto 3 volte, perché sono fusa. Lo utilizzo nello spargi shampoo perché da solo mi sembra che mi vada a seccare un po' le lunghezze, quindi lo utilizzo diluito. Come si comporta sui miei capelli? Molto molto bene, mi va a pulire molto bene la cute, non mi fa creare del prurito, fa tantissima schiuma, molto morbida, non mi va a seccare i capelli, anche se devo essere sincera che con tutti i shampoo biologici io sento lo scrunch quando sciacquo, sapete quando vi sembra di aver sgrassato troppo la cute, ma per me è una cosa normale perché mi fa sentire i capelli puliti, che in realtà è così. Non mi va a seccare particolarmente le lunghezze, mi basta solo uno shampoo, quindi non faccio 2 passate, lo utilizzo anche dopo impacco pre-shampoo e mi lascia capelli molto molto belli. Qua c'è scritto rigenera, rinforza. Ora, rinforza può essere perché comunque perdo meno capelli rispetto a prima, però sto uscendo anche dal periodo delle castagne, quindi ecco, vi saprò dire quando finirò questo shampoo se effettivamente è stato lo shampoo a farmi questo effetto. Però grazie al lampone va a lucidare tantissimo i miei capelli, cioè sono luminosissimi, ho fatto lo shampoo con questo shampoo e vedete che sono luminosi dopo 2 giorni di shampoo, ragazze, e lo shampoo mi dura da uno shampoo all'altro tranquillamente. Posso a volte saltare il giorno del lavaggio perché i capelli non sembrano sporchi, so io che sono sporchi ma visibilmente non sembrano sporchi. Mi piace molto perché è delicato, perché lava molto bene, non appesantisce assolutamente la cute, non mi va a seccare i capelli, cosa molto importante, ma diluito. Lo consiglio anche alle persone con la cute grassa perché questo non è idratante, purificante né niente, ma semplicemente un buon shampoo lavante, lucidante e volumizzante. Ovvio, io non faccio testo sul volume, ho i capelli lunghi che per forza di gravità tendono ad andare in basso, però lo vedete voi che comunque ho un po' di volume perché anche avendo i capelli lunghissimi un po' di volume mi dà, quindi per me è super promosso, io lo sto utilizzando con grande soddisfazione e ve lo consiglio. Uno shampoo bocciato invece, che già vi dico che finirà, è quasi finito, ma perché l'ultimo, la rimanenza voglio utilizzare per lavare i pennelli perché non mi piace, è lo shampoo di Organic Shop alla jojoba e orchidea. Questo è uno shampoo illuminante, uno shampoo biologico certificato BDH 280 ml. Perché non mi piace questo shampoo? Intanto non mi piace il pack perché ha questo foro d'uscita enorme, quindi rischiate di perdere prodotto in giro. Con questa texture è un po' impossibile perché è una texture estremamente densa, vedete, io l'ho capovolto e non scende, adesso scende, vedete che è densissima, filamentosa, quasi appiccicosa. Io ne metto, profumazione mi piace, però io lo metto nello spargi shampoo, lo diluisco perché non riesco a distribuirlo bene sul cuoio capelluto e lavo. Questo shampoo sgrassa tantissimo il cuoio capelluto, lo va a seccare, mi va a seccare la cute, mi fa seccare le lunghezze, mi va a seccare le punte. La cosa che però non mi piace assolutamente è che non mi fa durare i capelli puliti tra uno shampoo all'altro, quindi mi costringe a lavare i capelli a volte anche prima e mi fa sembrare proprio sporchi e pesanti, come se avessi la cute grassa, il che non ce l'ho. Mi fa venire il prurito, quindi non lo trovo per niente delicato. L'ho provato a utilizzare in tutte le salse, con poco prodotto, con tanto prodotto, non diluito, con un idrolato, niente da fare. È questo prodotto che con i miei capelli non mi trovo. Fa tantissima schiuma, quindi è parecchio, contiene parecchi tensioattivi che, per carità, magari sono anche tensioattivi delicati, ma sulla mia cute assolutamente no. È molto molto disseccante e sgrassante.
che magari il primo giorno mi fa sembrare i capelli fantastici, il secondo giorno già che stanno scemando, il terzo giorno una merda. E io faccio, cioè i miei capelli canonici standard durano 4 giorni puliti, però io al quarto giorno arrivo che ho i capelli in stato normale, non in uno stato pietoso. Questo mi fa arrivare in uno stato pietoso. Non mi sbilancio a consigliare neanche i capelli grassi, perché ho uno shampoo molto molto aggressivo sulla cute, quindi per me è no. Balsamo, sto utilizzando 2 balsami che mi stanno dando grandissime soddisfazioni. Uno me lo aspettavo, l'altro non me lo aspettavo, perché con il suo fratellino non ci siamo trovati ed è stata una rivelazione invece. Allora, il primo è questo balsamo Miglio e Avena di PH Bio. Questo marchio lo potete trovare dalla Lidl oppure dal DM in linea permanente, certificato IAB Vegan OK. Come potete vedere, lo sto stra utilizzando, 250 ml, profumazione buonissima, fiorita, non sa per niente d'avena, però io la amo. Se con gli shampoo di PH Bio io non mi sono mai trovata bene, infatti mi manca solo quello per i capelli grassi, ma non mi sento di utilizzarlo. Con il balsamo mi sto trovando bene, è un balsamo molto molto denso, come potete vedere non scende, ne basta veramente poco per districare i capelli se avete i capelli di corti o di media lunghezza. Io ho i capelli lunghi che se da asciutti non si annodano, da magnetti si annodano, che è una disgrazia, è la mia croce, ma ha dei nodi qua dietro, qua si fanno tantissimi nodini che fanno male, cioè non riesco a passare le dita, mi fanno tantissimo male. Se non ho un balsamo performante mi metto a piangere realmente, perché fa veramente male andare anche pianino col pettinino. Aiuto. Quindi per me non basta una noccina, mi basta un bel po', cioè io ne utilizzo una quantità, non dico esagerata perché non serve, perché funziona anche con poca quantità, no, mi serve la quantità giusta per la mia lunghezza di capelli. Potere districante ottimo, districa molto bene, non in super velocità, dopo un minuto di posa magari di scrancio i capelli, sento che i nodi si stanno sciogliendo, si stanno ammorbidendo, quindi riesco a pettinare tranquillamente con le mani invece che usare magari un pettine. La cosa positiva di questo prodotto è che utilizzandone comunque tanto non vado a appesantire i capelli, sento i capelli comunque leggeri, perfettamente districati, e vedo anche un leggero effetto idratante, perché anche le lunghezze e le punte non li sento secchini, sento come se è stato ripristinato la protezione dei miei capelli, come per esempio il tonico con il viso, no? Quindi io ve lo straconsiglio, soprattutto se avete i capelli corti o medio lunghi, perché funziona, ma anche per i capelli lunghi, perché non va assolutamente ad appesantire i capelli, la profumazione permane e si sciacqua molto facilmente. Questa è una cosa che mi piace, perché avendo i capelli lunghi, immaginate voi a sciacquarli 10 anni, mi viene anche il torcicollo. Questo si sciacqua comunque facilmente, ve lo straconsiglio. Comunque il prodotto per me ottimo e promosso. Un altro prodotto che utilizzo, balsamo, questo è il signor balsamo, che vi ho detto non gli avrei dato niente perché ho perso le speranze col suo fratellino. Finalmente Natura, ecco, ce l'ha fatta ad andare d'accordo con i miei capelli. Sto parlando del balsamo super nutriente di Natura Equa al Baobab. Questo è un balsamo che contiene olio di baobab bio solidale, usato in Africa, olio di argano, olio di oliva, tutti ingredienti comunque locali. Ha un inci corto, essenziale ma funzionale. Sono 200 ml di prodotto, 6 mesi di PAO, Natura Equa, adesso lo potete trovare anche da Ecoverde, a un prezzo di 10 euro, il che è un prezzo secondo me sottovalutato per questo balsamo, non per l'altro, la Lizea, per quanto mi riguarda. Profumazione buonissima, fiorita ma sa di pulito, texture molto molto corposa. Perché ve lo promuovo? Allora, è un balsamo che non ha un elevatissimo effetto districante. Come districazione sono molto a pari, anche questo ci mette un pochino, però io vi ho già detto, ho i capelli che si annodano, che va veramente come i capelli ricci, li ammorbidisce subito, quindi riesco perfettamente a districare i capelli con le mani. La cosa che mi piace di più di questo balsamo è che mi va a nutrire i capelli, sì, quindi super nutriente no, ma nutriente sì, ma che mi lascia i capelli corposi e setosi
da pazzi, cioè io sento i capelli setosi, quando sciacquo il balsamo sembra quasi che crei una guaina intorno al capello. Avete presente i balsami siliconici? Ecco, fa lo stesso effetto, sembra che crei una guaina ai capelli che li sento scivolosi, setosi, però questo balsamo non contiene siliconi, ragazze, è un balsamo biologico che fa questo effetto bellissimo. Questo si sciacqua facilmente. Se con l'altro mi posso permettere di usare quantità industriale, con questo devo un attimino dosare, perché è un prodotto che se ne applico di più rischia di appesantirmi i capelli. Nulla di che, nel senso che non è che me li va a sporcare, però vedo che poi diventano piatti, dritti, e così si appiccicano proprio alla faccia e quindi non mi piace. Il balsamo comunque io a testa in giù lo applico da qua fino alle lunghezze, fino alle punte, scusate. Quindi con questo devo dosare, però è fantastico se avete capelli secchi, capelli sfibrati, capelli normali, se volete farvi un trattamento di bellezza, questo stra ottimo, stra promosso, capelli voluminosi, capelli corposi, capelli definiti, capello leggermente nutrito e setoso, che è una cosa spettacolare, super super promosso. Brava Natura Equa, ce l'abbiamo fatto a far innamorare un tuo prodotto sui miei capelli, ottimo. Come maschera sto utilizzando una Riconferma, è una maschera che anche questa è stata una chicca del secolo. Allora, Riconferma è questa maschera capelli di Omnia erboristica certificata, no, questa non è certificata, mi sto rendendo conto adesso, erboristica, però senza coloranti, silicone o rimirei, anticrespo di Omnia. Questa è una maschera che io in passato ho utilizzato tantissime volte, scusate, nel senso che quando ho cominciato il bio è stata una delle prime maschere al quale mi sono approcciata. Mi piace molto la profumazione, io non lo so, la profumazione di questa maschera, l'aloe, mi fa impazzire, mentre gli altri non mi piacciono, neanche quella della macadamia, questa mi fa impazzire. La consistenza è questa, non è, è budinosa, è quasi, come posso chiamarla, gelatinosa. Per me, allora su di me, scusate, questa maschera non ha un effetto anti-crespo, anti-frizz, ma, scusate ma ho un rossetto che va via in giro, ma è una maschera che sui miei capelli ha un effetto idratante pazzesco. Non è una maschera super districante del mondo perché non è corposa, quindi se ne applicate una pallettata subito sui capelli scivola e va nel lavandino. Io ne prendo tanto, però vado a cranciare dal basso verso in alto, vado quasi a cranciare ogni capello, ogni ciocca di capelli, la lascio in posa 10-15 minuti, calcolate che io le maschere li tengo in posa anche più tempo, a volte anche mezz'ora, perché io amo i miei capelli, quindi li faccio un trattamento ad hoc. Questa maschera, quando vado a sciacquare i capelli, mi va a rendere i capelli molto leggeri, molto luminosi, ma soprattutto morbidi e super 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 idratati. Adesso c'è la luce, sì, anche il contrario, super 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 idratati, quindi non va assolutamente ad appesantire i capelli, ha un ottimo effetto idratante, un'ottima azione idratante che proprio io la sento, e vi dico io che comunque sulle punte tende a seccarsi e vedo che le punte quasi sono più piene, perché chi ha i capelli lunghi il problema non sono le doppie punte se sono curate, ma che le punte si svuotano naturalmente, quindi questo quasi sembra che mi vada a riempire le punte, li vedo proprio setosi, corposi, ma sin dalle punte, quindi su di me è ottima. La maschera idratante, poco prezzo, ottimo inci, quindi mi piace tantissimo e ve la consiglio, perché comunque è una maschera leggera. Se avete i capelli molto molto fini potrebbe andare bene in minima quantità, perché il suo lo fa e non ce ne vuole tanto, a me ci vuole tanto di ogni. Maschera super promossa, che cacchio, vi assicuro che andrò a ricomprarla la prossima settimana, perché non ne posso fare a meno e voglio star tranquilla sapendo che ce l'ho nelle scorte, è la maschera di Intro, la Natura Dentro, biomaschera nutriente cocco e karité, per capelli secchi e sfibrati, certificato IAB, 98 di ingredienti naturali, eccetera, eccetera. 250 ml di prodotto, lo potete reperire lì la Moi, l'ho vista anche all'Esse Lunga, l'ho vista anche Acqua e Sapone e l'ho vista anche dal DM e OVS. Profumazione
spettacolare di cocco e karité insieme, che qua sembra una profumazione più latte e cocco, buonissima, buonissima, dolcina. Questa ha una texture molto molto densa al primo impatto, però è molto spumosa, diciamo, molto spumosa e budinosa, ma allo stesso tempo è una crema, non so come spiegarvelo. È una signora maschera, nulla da invidiare alle maschere di 15 euro. Questa è una maschera che sui miei capelli ha un'azione nutriente e quasi rimpolpante del capello, riempimento del capello, ottima. Anche questa, quando utilizzo questa, mi piace tenerla in posa anche 30 minuti, ragazza, una cosa favolosa. Quando la vado a sciacquare, intanto i capelli sono super super districati subito, anche se magari avevo qualche nodino, l'ha nascosto, questo lo andava a sciogliere, ma quello è anche grazie alla posa. Poi i capelli rimangono nutriti, definiti, ma per definito io intendo che la definizione delle punte, perché con le altre maschere o con alcune maschere, non pettinandomi mai quando mi sveglio, magari le punte sembrano secche, sembrano un po' crespe, anche se non ho i capelli crespi, ma questa crespezza, passatemi il termine, è data, perché non li pettino, quindi se li pettinassi all'inizio si gonfiano, poi si richiudono, no? Non pettinandoli rimangono così. Quando utilizzo questo prodotto, ragazze, da uno shampoo all'altro ho il capello definito perfettamente, ho le punte perfette, punte chiuse, punte nutrite, punte luminose, e i capelli luminosi, che mi soffermo solo sulle punte, e i capelli luminosi, non va assolutamente a appesantire i capelli, il profumo si appiccica ai capelli, che lo sento da un lavaggio all'altro, e quando vado a lavare i capelli io risento questo profumo, nonostante, ragazze, io sia una fumatrice, quindi chi fuma lo sa, il fumo ti fa puzzare i capelli. Con questo io sento il profumo sempre, quindi ve la straconsiglio. È giusta la definizione per capelli secchi e sfibrati. Se avete i capelli disastrati, secchi, sfibrati, crespi, indisciplinati, questa è la pace dei sensi, ragazze. Io la sto amando. Questo è uno di quei top di quest'anno, una delle scoperte migliori di quest'anno, perché mi rende i capelli bellissimi, ve lo assicuro. E sapete che io sui capelli non vi direi mai una bagianata, ma in realtà non vi direi mai una bagianata, perché dovrei, cioè, scusate. Bene, passiamo al risciacquo acido, che quello è molto importante. Perché è importante il risciacquo acido? Perché va a chiudere le squame, a togliere il calcare dai capelli che si deposita durante lo shampoo, durante quando lavate i capelli, insomma, utilizzate l'acqua e il calcare si deposita. Io utilizzo questo di Mater Natura e sapete che a me questo prodotto non mi piace. Questo è un risciacquo acido capelli al geranio rosa. Ve ne ho già parlato, non vi ho detto il prezzo di questa, sono circa 6 euro, una cacchiata. Prezzo 10 euro, bene o male, certificato, l'Ince tutto di rispetto, però al secondo posto all'alcol. Ora, io non sono una di quelle che va a demonizzare l'alcol nei prodotti per i capelli, perché lo so benissimo che l'alcol fa da conservante, l'alcol serve per tenere puro il prodotto, perché è una sorta di disinfettante. Però se tu mi metti l'alcol al secondo posto in un prodotto che è composto da tanti ingredienti acquosi, hai toppato in pieno, perché l'alcol va a seccare i capelli, perché i capelli non sono, non è la pelle che ha il suo strato protettivo, il suo sebo che c'è ogni giorno che può magari contrastare la secchezza. Il capello è morto, c'è una parte morta del nostro corpo, come anche le unghie, insomma, ragazze. Quindi mi vai a seccare i capelli, ogni volta che lo utilizzo mi increspa i capelli in maniera assurda, me li va a seccare, ovunque lo spruzzo me li va a seccare, lo spruzzo sulle lunghezze, sulle punte, tutte secche, ruvide proprio al tatto. A me non piace, ha un ottimo INCI, ma la componente alcolica è troppo in alto e copre tutti i benefici che questo prodotto può dare, ovvero togliere il calcare e dare la luminosità. Io la luminosità sinceramente non la noto, perché ho già i capelli luminosi di mio, perché utilizzo tutti i prodotti e ho un capello sano. Però se tu prometti la luminosità però poi vai a seccare i capelli, no, per me è assolutamente no.
Comunque il risciacquo acido serve perché bisogna andare a togliere il calcare, quindi utilizzate acqua e aceto di mele. Se non volete puzzare di aceto, utilizzate quello di sentifoglia, che anche quello contiene l'alcol, però all'ultimo posto mi sono trovata da Dio, oppure l'aceto di bellezza di Yves Rocher, quello a lampone, che anche quello è molto buono e si può utilizzare anche sulla cute. Però quello non lo capisco, perché quel prodotto va messo sui capelli e poi risciacquato, e quindi il calcare si deposita di nuovo. Comunque non lo so, fatemelo sapere voi. A me non piace continuare a utilizzare un po' nell'impacco per shampoo, un po' sui capelli, perché ho trovato la soluzione per ovviare questa secchezza. E come ho trovato? Utilizzando ovviamente i prodotti senza risciacquo. Lo sapete che io sono una fan dei prodotti senza risciacquo, e in questo momento ne utilizzo due, perché uno non è abbastanza soddisfacente e l'altro mi piace tantissimo. Allora, di cosa sto parlando? Il primo prodotto che, scusate, ah no, sì, giusto, sto andando in ordine. Il primo prodotto che mi soddisfa, ma non abbastanza, è questo fluido nutritivo capelli al crocus di Mater Natura. Adesso non lo vedrete perché c'è la luce. Certificato IAP, 100 ml di prodotto, lo potete trovare su Ecoverde, eccetera, eccetera, Mater Natura si trova ovunque. L'estate scorsa ho provato un campioncino e mi era piaciuto tantissimo, tant'è che sono andata a comprarlo, ma già da un po' mi ispirava, mi piace provare cose nuove, eccetera. Non è un prodotto cattivo assolutamente, è solo che questo prodotto sui miei capelli non è abbastanza. Ora, io non ho un capello riccio, quindi io non sto cercando una definizione. Vedete, questa ciocca si è divisa perché continua a giocare. Guardate quanto sono lunghi. Non mi dà una definizione, non cerco una definizione del capello, però cerco un prodotto che mi va a nutrire i capelli, che mantenga il nutrimento tra uno shampoo e l'altro, cioè nel senso da uno shampoo all'altro, perché comunque ho un capello esigente, un capello lungo molto esigente. Come vi ho detto prima, il sebo non arriva fin là, fin qua le punte, quindi ho bisogno di aiutarli, quindi opto per questi prodotti. Questo prodotto è buono, sì, ha un buon potere districante, quindi se mi è rimasto qualche nodino, magari si sono annodati nell'asciugarli, nel tamponarli con l'asciugamano, sì, mi va a districare molto bene, mi lascia anche i capelli morbidi e nutriti visibilmente, però questa nutrizione mi dura 2 giorni e al terzo giorno i miei capelli cominciano a sentirsi secchi sulle punte, quindi l'azione nutriente non è prolungata sui miei capelli. Io ho bisogno di un prodotto che mi li mantenga nutriti, almeno farli arrivare al limite, non farli seccare, però mantenere la nutrizione. Pensavo che un prodotto del genere non esistesse, che la mia testa fosse un po' farlocca a pensare che un prodotto esiste per fare questa azione, se no come fanno tutti gli altri ad avere i capelli bellissimi? Perché io non posso cercare e trovare quello che mi fa nutrire le punte da uno shampoo all'altro, infatti l'ho trovato. Comunque, di questo prodotto è buono, nutriente, non vi so dire sulla definizione perché non ho un capello riccio, non appesantisce i capelli, e se non avete i capelli lunghi e volete comunque mantenere i capelli belli corposi e nutriti, questo potrebbe andare bene, ma su di me è un po' blando, ma non è un bocciato assolutamente. Quello che è la fine del mondo è la Spirulì. La Spirulì di Parentesi Bio, con catira, spirulina, banana, carota, papa reale ed olio d'oliva. Questa è la signora di tutte le signore, perché sono 200 ml, prodotto in Italia, tra l'altro un bordello. Se questo ha una texture sì cremosa ma leggera, qua stiamo parlando di una texture molto molto cremosa che sembra quasi gel perché è trasparente. Ha un profumo fantastico, ma anche quella, ma questa ha un profumo veramente fantastico, dolce ma non stucchevole. Ne basta veramente poco, vi dico io che per i miei capelli ne uso di prodotto, ne basta veramente poco, scusate ma mi arrivano i messaggini. Vado ad applicarlo sulle punte e sulle lunghezze. Inizialmente, la prima volta che l'ho utilizzato, quando ho cominciato ad asciugare i capelli, ho detto madonna, ma che schifo di prodotto, perché quando li asciugavo sentivo quasi i capelli unti, no? Quando il prodotto si riscalda sui capelli, ho detto madonna, adesso quando finirò di asciugare i capelli sembreranno tutti appiccicosi,
sporchi, e invece no. Questo appiccicume passa perché dopo averli asciugati all'inizio sembrano crespi, erano tutti crespi, gonfi, brutti. Io ho detto: mamma mia, ma no, ma perché? Ci ho speso pure di 15 euro, ti ho acquistato, adesso non mi ricordo quanto costa. Dopo mezz'ora, ragazzi, i miei capelli erano perfetti, perfettamente nutriti, perfettamente definiti, morbidi, lucenti e un po' più corposi, perché poi quando lo metto anche sulle lunghezze e li vado a cranciare. Infatti questo prodotto va bene sia per capelli lisci che per capelli ricci. Per capelli lisci appunto serve per dare un po' di volume, e devo dire che a me, nonostante io abbia capelli lunghi, il volume mi dà. Questo prodotto mi mantiene l'idratazione e il nutrimento da un lavaggio all'altro, perché come me ne sono accorta? Me ne sono accorta perché intanto ogni mattina quando non mi sveglio, non mi pettino, ho i capelli perfettamente dritti, perfettamente, cioè come se li avessi appena asciugate, con le punte belle lucide, belle morbide, belle lucenti. Quando vado a lavare i capelli, e mi dura 4 giorni questo effetto, quando vado a lavare i capelli sembra che questo prodotto crea una guaina sul capello, proprio per renderlo nutrito e idratato, sembra quasi di creare una guaina, e nello stesso momento va a trattare proprio il capello. Quindi io quando vado a bagnare i capelli prima di lavarli, magari sotto la doccia, sento il prodotto che si sta... cioè sento il prodotto sui capelli, sapete quando lavate, che ne so, un balsamo, più che altro quando mettete la cera sui capelli, quando lo sciacquate sentite che il prodotto scivola, no? Io ho la stessa sensazione del prodotto che si sta sciogliendo, che si sta togliendo dai capelli, e i capelli sono morbidi, cioè sono morbidi, e se vado sopra anche a utilizzare questo schifo di shampoo, i capelli comunque restano morbidi, sì, sono un po' sgrassati, però non sono, adesso non mi viene il termine, non sono paglia, ragazze. Questa cosa mi ha stupito tantissimo, e me ne sono resa conto che effettivamente veramente va a definire, va a proteggere anche i capelli. Ottimo, ottimo, ottimo. Tra l'altro ne basta poco se non rischia veramente di appesantire o di appiccicarvi i capelli, perché non è un prodotto così farlocco con due ingredienti, ha un inci molto molto ricco, contiene spirulina, aloe vera, carota, olio di oliva, tocoferolo, l'estratto di carota, l'estratto di papa reale, cioè è fantastico perché secondo me non è solo un leave-in, ma è un vero trattamento per i capelli, ma un trattamento con le palle. Io ve lo straconsiglio, ricce in ascolto prendetelo e lisce in ascolto provatelo e poi fatemelo sapere. Dopo aver applicato uno dei due prodotti, cosa vado ad applicare? Il mio prodotto amatissimo di Etherea, Luminescent Hair Marine Serum. Questo prodotto non piace a tutte perché ho sentito che secca i capelli, ragazzi, su di me è fantastico. Questo è un shampoo, sì, uno shampoo, sì. Uno spray che contiene all'interno parecchi oli, tra cui l'olio di calendula. Non vi so dire l'ince perché non c'è questa descrizione come usare il prodotto, e poi l'ince era attaccato su un cartoncino e non so dove cavolo è finito. Va shakerato molto bene, contiene comunque l'acqua salina, cioè l'acqua salata, contiene questo mix di oli, quindi è un prodotto bifasico appunto, va shakerato molto bene e poi va spruzzato, intanto sputtacchiato. Ha una nebulizzazione molto molto fine, io cosa faccio? La spruzzo da lontano con i capelli in testa giù e poi lo spruzzo sopra e ci passo, così si va a depositare sui miei capelli, ma non in maniera massiccia che magari rischia di andare a appiccicarmi i capelli o a sporcarmi. Devo dirvi, ragazze, che quello che ho notato, che su di me non va a seccare i capelli, ma ho notato tipo una specie di effetto lacca, però un termine sbagliato, perché non ha un effetto fissativo, non è lacca, perché poi i miei capelli sono belli leggeri, puffosi, cioè vanno dove cavolo vanno, non li appiccica, però è come se li andassi anche questo a definirli, a mantenere la loro forma. Se io in quel momento ho fatto uno shampoo con i capelli, sì, uno shampoo volumizzante, poi ho applicato la spirulina che ho scranciato che vuole un po' di volume, se lo applico il volume mi resta, quindi questo prodotto sì che va a volumizzare, e non sento che va a seccare i capelli, però sento che li va a, oddio non mi viene il termine,
non in oddio, adesso dirò una boiata assurda. Sì, mi fa, cioè, me li fissa come se me li fissasse in maniera molto leggera proprio, però me li fissa in qualche modo. Adesso non mi viene il termine che volevo dire, intanto mi sto toccando i capelli perché li adoro, scusate, so che ad alcune dà fastidio. Me li fissa, me li definisce, intanto poi non mi unge, perché se shakerate bene non unge, va a illuminare tantissimo, ma tantissimo, tantissimo i capelli. Infatti uso anche questo prodotto, quindi tutti i prodotti insieme, è normale che mi fanno diventare i capelli lucenti, perché hanno tutti un po' questa funzione di lucidare il capello ed è fantastico. Non mi è andato a sporcare i capelli, non mi è andato a seccarli, non mi è andato a irritare, comunque mi dura tra un lavaggio e l'altro, e soprattutto sempre i capelli belli lucenti, belli voluminosi. E quando faccio la treccia oppure la cipolla e vado a dormire, ho dei capelli da favola utilizzando questo prodotto, perché poi quando faccio la treccia o la cipolla me lo spruzzo da lontano e me li mantiene, cioè sembro una persona, ma che cazzo i vicini stanno facendo? Mi sembra una persona che ha veramente i capelli molto mossi oppure i capelli belli, belli voluminosi. Mi piace, ve lo consiglio, io mi ci sto trovando bene, tra l'altro ha un suo prezzo, ma questo spruzzino durerà una vita e mezza, e questo sì che ha anche una funzione termoprotettrice, una funzione termoprotettore e anche una funzione lucidante, quindi fa mater natura, le fa una pernacchia, insomma. Questo è un vero prodotto da styling o proprio curativo per i capelli. Dopo aver asciugato i capelli utilizzo il mio solito fluido lucidante anticrespo di Mater Natura. È un fluido parecchio discusso, ma a me piace, ne basta veramente una goccia, proprio questa che ho toccato. Io poi lo scaldo, perché essendo un olio ha una profumazione bellissima, e poi lo vado ad applicare per domare un po' lo svolazzamento, come lo chiamo io, dei capelli post fond, che diventano un po' ingestibili. Non so se avete mai visto in alcuni video i capelli tipo qua sparati, ecco, lo applico sempre così, poco prodotto, perché veramente se ne è applicato un po' di più è unto, potete andare a condire l'insalata. Mi sono dimenticata di farvi vedere cosa utilizzo per il pacco pre-shampoo. Lo so, Rossella del canale Logico Bio mi ha chiesto di farle vedere come faccio l'impacco pre-shampoo, però non riesco a farlo vedere perché uno, ho una luce pessima in bagno, due, non ho il coso dove attaccare il telefono, e poi è facile, io utilizzo un olio qualsiasi che ho in casa, a volte anche olio d'oliva, una maschera oppure un balsamo, capelli bagnati con acqua termale o acqua normale, e lo metto su tutto, su cute e capelli, massaggiando sulle punte, tengo in posa per circa due ore. Però in questo momento sto utilizzando e sono in lutto, perché ho scoperto che non esiste più questo prodotto, l'hanno tolto dalla produzione. Ce n'è uno nuovo, ma questo era l'amore della mia vita e lo sapete. E questo qua di Bios è la maschera preidratante concentrata al coco e mandorla. Questa è una maschera, un impacco pre-shampoo last minute, perché ha una texture cremosa, profumazione di cocco paradisiaca. Tra l'altro contiene anche l'olio di girasole, l'olio di ricino, l'olio di cocco, l'olio di mandorla, ed è fantastica. Sui capelli bagnati o asciutti l'ho applicata, una consistenza cremosa, prima dello shampoo. Io lo tengo in posa solitamente quando non ho tempo, perché utilizzo questa quando non ho tempo per tenere in posa l'impacco pre-shampoo. Lo metto sui capelli, tengo in posa 20 minuti, ragazze, questo prodotto è come se avessi fatto l'impacco pre-shampoo di 2 ore. Ve lo giuro, capelli nutriti, morbidi, sembra che va a curare, a rispondere a qualsiasi esigenza dei miei capelli. Non appesantisce i capelli, si sciacqua facilmente, perché comunque non è un prodotto che ho creato io, no? Con oli, burri, tutto il pappadram, questo è già bilanciato da solo, quindi si sciacqua facilmente, non appesantisce i capelli, e se lo utilizzo anche sulla cute mi rende i capelli voluminosi, che è una roba pazzesca, morbidi, lucenti, fantastici. Peccato perché non c'è più. Adesso voglio provare la loro linea alla spirulina, perché quella di Giada non mi ispira, ma di Bios sì, perché i prodotti, trattamenti per i capelli di Bios mi piacciono un sacco, e se trovate le rimanenze compratela, perché è fantastica. E niente ragazze, io ho terminato,
Anche questo video è durato 44 minuti, povera me. Io vi mando un grandissimo bacione, fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi sono stata utile, se avete qualche spunto da darmi o semplicemente per un salutino. E vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!